Domenica mattina l'associazione Frida contro la violenza di genere, insieme alle donne soprattutto e poi gli uomini, si sono ritrovati qui in Piazza Duomo per professare il loro no alla possibilità che il dottor Cremone lasci l'ospedale. Troveremo lungo il corso cittadino delle sedie, un gesto simbolico per protestare contro la decisione purtroppo espressa più volte dal dottor Luigi Cremone di lasciare l'ospedale di Cava dei Tirreni. Per quale motivo? Beh, perché sembrerebbe che dalla regione non lo mettono in condizioni di poter operare e dunque in questo caso gli è difficile continuare ad aiutare le donne. Andiamo lungo il corso cittadino a scoprire meglio quello che sta accadendo. Sono qui per sostenere il dottore Cremone perché sono una sua paziente da 10 anni. Grazie a lui sono ancora qui, come tante di noi, e quindi spero per i casi futuri che lui ci sia ancora e che Cava dei Tirreni e l'amministrazione faccia qualcosa per lui. Umano e unico, grandissimo senologo. E Cremone deve vivere 100 anni per tutte le persone che ne hanno bisogno. Deve restare a Cava e queste autorità, queste persone che ci comandano devono darle la possibilità di fare, perché se va via da Cava dove andremo a finire? Dove? Cremone è un pezzo importantissimo, quindi ovviamente siamo qui con grande convincimento. Oggi siamo qui per testimoniare quanto di buono la Breast Unit di Cava ha fatto nel corso degli anni, lavorando quotidianamente il dottore Cremone con tutto il suo staff. Se perdiamo Cremone a Cava dei Tirreni, l'ospedale si può chiudere. Siamo qua per il dottore Cremone perché fa tanto per le donne in generale e noi vogliamo che resti qua con noi in ospedale. Dottor Cremone, finalmente è giunto il momento dove i cittadini scendono effettivamente in piazza per lei. Io voglio ringraziare i cittadini, ma debbono scendere in piazza per loro soprattutto, perché noi, i medici passano, io posso rimanere qualche anno ancora, però vorrei lasciare in eredità qualcosa di importante soprattutto per il mondo femminile, perché la Breast Unit non è quello che viviamo adesso, la Breast Unit è unita, è qualcosa ancora da creare con tutti i canoni, perché solo se si crea una Breast Unit seria le donne vivranno di più. Sono felicissima perché è una rivoluzione stile Frida, elegante, sobria, che è riuscita a coinvolgere la gente. Credo che questo arriverà ai vertici e questo grido silenzioso possa arrivare ai vertici. Io sono felicissima.